I progetti che hanno partecipato al concorso di idee per la realizzazione del Parco delle Mura, da oggi fino al 20 febbraio, sono esposti a Palazzo Farnese. Il 15 febbraio avverranno le premiazioni dei vincitori. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata una cordata di professionisti internazionali guidata dall'architetto italiano Carmelo Andriani. Il sindaco Paolo Dosi ha annunciato che presto dovrebbe essere presentato alla Regione un primo progetto per ottenere i finanziamenti e poter far così partire i lavori di riqualificazione della zona delle mura farnesiane e del comparto nord della città. A predisporlo saranno i tecnici comunali, che terranno però conto degli spunti migliori degli elaborati che hanno partecipato al concorso di idee. Il presidente provinciale degli architetti, Benito Dodi, ha spiegato alcune delle caratteristiche principali del progetto vincitore. Una delle indicazioni più importanti è quella dell'uso del vallo, e molti hanno avuto anche opinioni diverse, con la possibilità di usare sia orti pubblici o privati all'interno e anche all'esterno, quindi usare le mura come elemento di unione e non come di divisione. Un'ipotesi complessiva addirittura della possibilità di fare lungo il ponte del Po una pista ciclabile molto, molto più larga, quindi anche sull'altro lato, che collega di fatto anche pedonalmente e ciclabilmente fuori dalla veicola le due sponde del Po. Tutti i progetti sono fattibili, nessuno ha fatto cose irrealizzabili. Poi uno ha i suoi costi, uno ha le scelte, e poi la scelta complessiva è quella di capire. È quello che vorranno sapere. Se questa zona di città riusciamo ad individuare delle destinazioni che riescono a rivitalizzarla, portare qui la gente e definire quanto in queste aree qui è possibile trovare soluzioni che permettano anche il recupero e la riqualificazione del centro storico.